Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Due Passi per il Lego. Un saluto da Roberto e da Lidiana. Ciao Lidiana. Ciao, ciao a tutti. Lidiana è l'autrice, designer, fan designer di questa meraviglia che arriva dal cartone animato Disney, giusto? Giustissimo. Che sapete io adoro, quindi mi sono innamorato subito di questa mock. Porto Rosso si chiama? Esattamente, è praticamente la città del film o il villaggio del film Porto Rosso, che un po' ovviamente riprende Vernazza, riprende le Cinque Terre, e io avevo visto prima il film e poi mi sono innamorata del film e poi delle Cinque Terre e poi abbiamo deciso di fare un viaggio e dopodiché è nata questa mossa. Ah, quindi tu sei andata là per guardare, studiare e poi realizzare film, non l'abbiamo detto, Luca, Disney, meraviglioso, come diceva Lidiana, ispirata molto a questi scorci italiani. E niente, dai, parlaci un po', raccontaci un po' di questa mock. Allora, come ho detto, sono andata a Vernazza. A Vernazza ovviamente ho prestato più attenzione a come è fatto il paese, ai dettagli che dovevo mettere per far riconoscere poi il paese. La mock è stata un po' difficile da costruire perché ovviamente nel film Porto Rosso è molto più grande. Però volevo fare una mock da portare poi anche in giro, quindi non doveva essere grandissima. E quindi ho cercato di concentrare le cose più importanti in questo poco spazio. E quindi ovviamente la piazza è diventata un po' più piccola, però con la fontana che è un po' il centro, la casa che quasi tutti riconoscono subito, e ci sono un po' così dei dettagli che ovviamente... questa è la casa di Giulia Marcovaldo, davanti c'è il padre di Marcovaldo, questo è l'albero di fronte a camera sua. Ecco, ho preso un po' di dettagli che quasi tutti i bambini, ovviamente anche gli adulti che hanno visto il film, conoscono, riconoscono, e li ho messi dentro. E poi ovviamente ho aggiunto io delle scenette che mi ricordavano Vernazza, che avevo visto in Italia. Effetto, perfetto. Infatti è bellissimo, per chi poi ha visto il film è meraviglioso guardare, perché si immagina già i giri in bicicletta intorno alle case, tra tutti questi vicoli. Guardate le vigne, bellissimo, giusto? Che... giusto. Con questi gelati viola che fanno l'uva, bellissima, bellissima soluzione. Insomma, il colpo d'occhio è meraviglioso. Per me che conosco il film, riconosco assolutamente tutti i particolari, dalla statua con l'acqua, come dicevi, come descrivevi tu. Io non posso che farti complimenti. Hai intenzione, immagino di no, di ampliarla, no? Perché hai appena detto che la vuoi? No, infatti no, questa qua è nata piccola e resterà piccola. La porteremo ancora in giro in qualche mostra e poi magari la metto dentro nelle scatole. Io sono abituata a poi a scomporre subito tutto, questa magari la tengo un po' perché... Perfetto, prossima mock tema Disney o prossima mock vediamo cosa mi viene in mente? No, prossima mock sarà qualcosa pirati in direzione, sempre paesaggi, sempre piccoli villaggi perché a me piace. Jody, pirati, questo è per te Jody. Allora la prossima intervista la farà Jody con la prossima mock di Lidiana. Allora io ringrazio Lidiana, ringrazio questa mock, guardatevela nel video, un saluto, faccio chiudere a te, dai. Grazie mille a tutti e buona giornata, ciao. Ciao.